Ci sono voluti otto mesi, ma ora, per la gioia degli esportatori elvetici, il cambio è tornato a livelli accettabili. Venerdì il franco svizzero è risalito sopra la soglia psicologica di 1,10 euro. È la prima volta da quel fatidico giorno di gennaio, quando la Banca Nazionale Svizzera decise a sorpresa di fermare le operazioni mirate a mantenere la valuta debole sopra 1,20. La perdita di valore vista negli ultimi mesi spiazza gli osservatori. Il franco, tradizionale bene-rifugio, tende a rafforzarsi durante le turbulenze economiche. Secondo gli esperti, è merito dei tassi di deposito negativi, voluti sempre dalla Banca Centrale, che hanno spinto molti svizzeri ad esportare i propri capitali.